guardiamo la parte più interessante di tutto questo discorso. Allora, con sommo piacere degli smanettoni del computer vediamo che cosa si fa, cosa si fa nel bambino. Cercherò di condensare tutto in una quindicina di minuti. Allora, questo è l'edificio che abbiamo visto prima, o meglio, è il modello termico del codice di calcolo di quella scuola che abbiamo visto nei prospetti delle piante. Vedete? La palestra con le finestre a nastro, l'edificio su due piani, suddiviso su due corpi, con dei corridoi di collegamento. Tutto questo lo potete osservare da varie viste. Quindi vi ho fatto ruotare la struttura tridimensionale per darvi contezza del fatto che la discretizzazione poi sarà realizzata per prospetti. Allora, come si agisce? Siccome questo calcolo è un calcolo completo, è importante l'orientamento. Per cui quel discorso che abbiamo fatto prima di raggruppare le frontiere, in questo caso deve essere formulato tenendo conto degli orientamenti. Quindi farò prima tutta la parete a sud, ad esempio, quindi tutte queste. Farò la parete a nord, tutte quelle che affacciano verso l'alto. Allo stesso modo farò poi un prospetto ad est e un prospetto ad ovest, cioè il foglio di calcolo viene organizzato per superfici esterne e per prospetti. Fatto questo, con il software modelliamo le nostre pareti in modo da poter avere, come abbiamo visto prima, una trasmittanza per ogni parete. In questo caso la scuola ne aveva 15, sono state modellate 15 stratigrafie. Dove andiamo a parare? E questa è la cosa forse più interessante. Perché? Perché una volta che io ho raggruppato le pareti per orientamenti con le finestre, se applico la formula Q uguale 1 per A per delta T, ho le dispersioni, cioè la potenza che mi serve per tenere quell'ambiente a quella temperatura. Che ci faccio con questa potenza? La uso per dimensionare i radiatori, gli aerotermi, i fancoi, i pavimenti radianti. In questo caso questa tabella porta in descrizione, riporta per prospetto sud, descrizione della parete, parete perimetrale esterna, valore di trasmittanza 1,96, superficie 58 metri quadri, delta T 18 gradi, dispersione 1800 rotti. Quindi in questo modo, raggruppandoli per prospetti, io ho per ogni prospetto una dispersione la cui somma fa 7558 watt. Ci sommo la ventilazione e arrivo, scusatemi, 7000 la ventilazione, arrivo ad un totale di 58 kW. Cioè io so che per tenere la palestra all'equilibrio termico a 20 gradi con una temperatura esterna di 2 fuori e 20 dentro, ho bisogno di 58 kW. Guardando questo prospetto vi potete rendere conto se avete discretizzato bene la struttura, perché se avete fatto, se li raggruppate così, se avete compiuto le produttorie giuste moltiplicando Q uguale U per A per delta T, e soprattutto se avete usato il delta T corretto. Continuo quindi poi ad inserire nel calcolo la località e i dati climatici, le caratteristiche di tutte quante le trasmittanze, tutte quante le trasmittanze dei componenti finestrati, l'orientamento rispetto al nord, le zone termiche, cioè tutte le zone che hanno la stessa temperatura e si sono riscaldate o climatizzate, la tipologia di impianto per ogni zona, quindi i generatori di calore, che tipo di terminali abbiamo, se le intubazioni sono isolate o meno, e se c'è una regolazione. Tutto questo mi permette di arrivare
a un'ape. Quindi quella scuola di cui abbiamo visto solo la palestra con il metodo semplificato, se la andiamo a prendere in considerazione con il metodo calcolato reale, ci rendiamo conto che, senza stare a vedere un mucchio di roba che non ci interessa, totale prestazione, qua c'è il verde, guardate il rosso, cioè la scuola è sprofondata in classe G. Ho usato il termine sprofondata perché il limite della classe G è a 18-19, invece la nostra scuola ha un EPI di 65-16, cioè sto 5 volte, 4, no, 3 volte più giù della classe G, e soprattutto il limite di legge, l'EPI di legge limite è 7-9, cioè il mio edificio consuma 10 volte in più di quello che lo stesso edificio realizzato oggi con tecniche nuove potrebbe consumare. D'accordo? Sì, ma che vuol dire? Siccome il fabbisogno è kilowattora metro cubo anno, mi serve il volume per sapere quanti kilowattora. Vado alla pagina 3 dell'APE e me lo prendo. Ho il volume lordo, lo rimetto dove stavo prima, e che cosa ho? In asset rating moltiplico 65,16 per il volume di 18.622 metri cubi ed ho il kilowattora 1.213.000. Lo divido per HI del metano, lo ricordate? 9,61. Ragazzi, questi sono i metri cubi che mi servirebbero per riscaldare la scuola in asset rating. 126.000 metri cubi che a 98 centesimi fanno 124.000 euro di bolletta energetica. No, ingegnere, lei è folle. Ricordatevi, asset rating H24 per tutte 156 giorni. Ma seppure pure brutalmente, permettetemi di parafrasare un termine non in italiano perfetto, fossero 10 ore al giorno, quindi dividessi questo per 2,5, comunque sarebbe tantissimo. Cioè è impensabile pagare una bolletta energetica del genere. Allora proviamo ad efficientare. Vediamo che succede se miglioriamo le prestazioni dell'edificio. Ricordate, le comparazioni vanno fatte sempre in asset rating, cioè il risultato anche del miglioramento va sempre fatto H24 per tutta la stagione di riscaldamento, perché devono essere confrontabili tra loro i risultati. Allora, come facciamo a migliorare? Coinventiamo. Al lato interno compro il pannello di cartongesso, la lastra di cartongesso già accoppiata con l'isolamento, e la metto a pacchetto vicino alle pareti dal lato interno. Quindi la metto qua, ci faccio la struttura, l'avvito, faccio una rasatura, una bella tinteggiatura, ho fatto una coibentazione al lato interno. Di che entità? 7,5 centimetri, cioè tanto così di isolante accoppiato al cartongesso. Rifaccio il calcolo della trasmittanza, vi ricordo il limite 0,36, stavo a 1,54, arrivo a 0,38, ho ridotto la trasmittanza del 75%. Beh, funziona, però giustamente mica lo posso fare solo sul pilastro, lo devo fare dappertutto. Allora, sulla parete con il mattoncino, quella che abbiamo visto nel prospetto della scuola, faccio un ragionamento analogo. Vado ancora una volta con l'isolante, in questo caso sono anche qui 7,5 cm, limite sempre lo stesso perché dipende solo dalla zona climatica, 0,36, stavo a 0,812, vado a 0,311, riduco del 62% circa. Chiaramente non posso coibentare il pavimento, mica lo rompo, però sul tetto posso fare qualcosa, ma posso fare qualcosa anche sulla palestra, dove nella migliore delle ipotesi quel blocco che vi ho fatto vedere, l'ho preso da una scheda tecnica, la normativa era un po' più cauta. Utilizzando il blocco nella normativa di legge, la trasmittanza calcolata mi veniva 1,96, limite 0,36,
ci metto anche qui 7 cm e mezzo di isolamento alla palestra, vado a 0,335, ho ridotto dell'83%. In fissi di certo non li posso isolare, li stacco e ci metto quelli nuovi, come un alluminio standard, non vado nemmeno troppo oltre. Mi pongo a un valore di 1,85, considerate che oggi gli infissi di buona qualità arrivano a 0,81, quindi questo è un edificio, è un serramento commerciale, limite di legge 2,34, stavo a 3,3, metto 1,85, riduco la trasmittanza del 30%. Allora, ancora prima di calcolare le energie, che vi ricordo è una potenza per un tempo, le dispersioni con tutto questo cappotto, con questa bella coperta che abbiamo messo, come vanno? Prendiamo la palestra. Le dispersioni pre-intervento erano 53 kW. Che vuol dire 53 kW? Con un rendimento stagionale dell'85% e una caldaia a metano, con il metano che costa 0,98, prima la palestra vi costava 6,5 euro l'ora per l'accensione. Dopo che ho coibentato, siccome devo fornire meno potenza termica, da 53,9 passo a 31,7, scendo a 3,80 euro l'ora. Cioè, quindi il fatto che io metto un cappotto lo posso apprezzare immediatamente anche sulla potenza, ma sulle energie si vede ancora di più. Terzo intervento, sostituisco il generatore, pre-intervento avevo 94, questi sono i tre rendimenti, vedete? La cui produttoria fa il rendimento globale stagionale. Già era un buon rendimento, però noi non ci siamo detti soddisfatti, abbiamo messo la regolazione, abbiamo cambiato il generatore, questo era 94, è diventato 97, abbiamo coibentato, abbiamo messo le valvole termostatiche dove servivano, questo era a passo, siamo arrivati al 98. Il metano come consumo è passato da 121.000 ed era allineato con quello che avevamo calcolato dal certificato energetico, a meno di fattori di, alla seconda cifra decimale, quando facciamo la moltiplicazione con il potere calorifico, a 32.000. Ho ridotto i consumi praticamente nel rapporto di 1 a 4. E in termini di certificazione, cosa è successo? Sono andato in classe F, mazza gente, tutti questi soldi per passare dalla G alla F, non ho fatto un grande salto, no? Prima ero sprofondato nella G, cioè ero nella fossa delle Marianne, adesso sono risalito a una quota batimetrica abbastanza normale, perché andiamo nella successiva, dove c'è un difficolo, vediamo le B, sono a 17,2, la classe G, quindi al di sotto di cui cominciava la classe G, 19,9, ma comunque il limite di legge della classe C è sempre 7,9, era 7,9 prima e 7,9 adesso. Questi rapporti sono cambiati, perché? Perché prima stavo a 65, confrontato a 7,9, adesso sto a 19 rispetto a 7,9. Quindi prima il fabbisogno era 10 volte superiore, adesso è solo 2,5 volte superiore. Cioè 7,9 sarebbe stata della classe C. Esatto, come se l'avessi dovuta edificare se non adesso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che passavo da 1.320.000 kWh, cioè 33.000 metri cubi di gas, cioè in asset rating 32.000 euro di gas, da 121.000 a 32.000 ci sono tanti soldi. Vi ricordo che poi il consumo reale non è questo, è più basso perché ci andiamo di meno, però se prendiamo i 120.000 euro di prima, li dividiamo per 3, fanno circa 40.000, prendiamo questo numero, lo dividiamo, non dico per 3 ma per 2, e se fate le differenze vedrete che parliamo di qualcosa di pari a 30.000 euro l'anno. Domanda. L'intervento quanto sarebbe costato?
Questo non l'ho fatto come valutazione, sarebbe stato bello, però ci voleva una settimana di lavoro per fare un computo medico attendibile. Però indicativamente un flusso di cassa di 30.000 euro all'anno mi permette di mettere in piedi un intervento di ristrutturazione e di qualificazione energetica importante, anche perché se la scuola ha possibilità di accedere a un incentivo, anche solo parzialmente, vuol dire che io comincio a mettere sul piatto della bilancia interventi per 350-400.000 euro, avendo un orizzonte temporale di 10 anni. Posso cambiare le caldaie, veramente efficientare l'impianto, sostituire qualche tratto di tubazione. A quel punto posso anche pensare di ottimizzare l'impianto per soddisfare tutte quelle cose che la certificazione energetica non mi dice. Cioè, da un punto di vista pratico, la certificazione energetica non mi dice se l'impianto consuma poco anche se accendo solo un pezzo. Cioè, se accendo solo la palestra, se accendo solo la parte di amministrazione, che succede? Alcune scuole con degli impianti vecchi sono obbligate ad accendere tutto, perché non hanno nemmeno dei circuiti di alimentazione separati. Cioè, la gestione di come questa energia se ne va a spasso e viene distribuita in ambiente non è completamente descritta dalla normativa. Quindi quando poi vado a rifare l'impianto mi posso anche mettere il lusso di studiarlo ai carichi parziali e di adeguarlo alle reali necessità della scuola. Ci fermiamo tra 5 minuti e scende anche il professor Frattolillo, così possiamo fare domande. Non c'è? Allora, se qualcuno ha qualche domanda a cui posso rispondere singolarmente, qualche domanda residua, volentieri. Altrimenti non ho altre slide da mostrarvi. È vista l'ora, vi manderei a casa.